Ignazio Piccichè, giovane musicista alcamese, hai recentemente firmato un nuovo disco come In un battito, che sta partecipando a un contest. Sì, questo contest si chiama Bialcart, ho passato la prima fase e spero di andare avanti con le varie fasi e esibirmi tra l'8 e il 9 agosto all'ex Cave di Orto di Ballo. Bene, come nasce questa passione per il canto? Perché insomma tu ti occupi sia della musica che proprio del canto. Sì, diciamo che da quando avevo 6 anni che ho cominciato a suonare e a cantare. All'età di 6 anni appunto ho cominciato a strimpellare il pianoforte, poi sono andato al conservatorio, a 12 anni ho cominciato a suonare il violoncello, poi la chitarra, e ho cominciato poi a scrivere all'età di circa di 21-22 anni. Bene, questo brano cosa racconta e da dove nasce? Nasce da questo vecchio amore, diciamo, che ritorna appunto come in un battito, come diciamo un flashback che appunto racconta di questa vita passata in cui c'è stato questo amore che ormai non c'è più e non ci sarà mai più, appunto. Tu adesso studi al conservatorio che cosa? Studio al conservatorio canto pop rock, sono al primo anno e quindi tra 4 anni uscirò al conservatorio con un titolo, ecco. Suoni tanti strumenti, ma qual è quello che ti appassiona di più? Ma sicuramente la chitarra mi appassiona molto e il pianoforte, anche il violoncello, diciamo. Cosa si prova quando si fa musica, quando si canta? Qualcuno dice che è un momento di liberazione. Ma sicuramente è un momento in cui esprimi tutto se stesso, ti metti a nudo, infatti non è tanto facile esprimersi davanti a un pubblico, molti si vergognano appunto per questo, danno anche le spalle qualcuno. Io, nonostante sia un po' timido, un po' introverso, riesco a dare me stesso davanti al pubblico e penso di farmi apprezzare. A scappare via così, sei sparita in un attimo, come in un battito, ma tu resta qui.